Niente ragazzi, oggi proviamo questa. Lo squarna più bella d'Italia. Lo squarna motarda più bella d'Italia. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi testiamo una vera, ripeto vera, Husqvarna CR omologata Motard. Una bomba. 125 due tempi, impianto frenante Brembo, forcelle Marzocchi 50, blocco CR, cioè quello da cross Husqvarna 125. Abbiamo un bel po' di power parts. Allora, l'espansione è un Husqvarna Racing, H-Racing, cioè quello originale, siccome deve montare con l'Hollings che è su, nell'attesa di una nuova espansione artigianale fatta su misura. E invece silenziatore Fratelli Fresco. Con tutto quello che monta e quello che ha sotto, vi assicuro che è una bomba. L'ho provata già un sacco di volte perché è di un mio caro amico là dietro. Ora, non dico che è un po' spompa, ma circa, perché ha su già un bel po' di ore. Ma non c'è comunque da sottovalutare questa bestia. Pacco lamellare, gliel'ha cambiato da V-Force 3, ha messo il 2 che spinge più agli alti, e appunto si sente quando apre la valvola quella spinta agli altri regimi. È veramente una bomba. L'impianto frenante è bello tosto, ma si riesce a modulare perché ha questo piccolo gioco, ma proprio nulla di che ti fa avere la frenata più controllata. Quindi abbiamo un ottimo impianto frenante, anche fin troppo ottimo per un 125. L'erogazione è veramente una bomba, come ho già detto prima, alti regimi. E ora proviamo un po' a scannarla. Eccola qua, l'impianto frenante che è una bestia. Che dire, una bomba! Le sospensioni sono un po' rigide e sono una bomba per il Motard. Ti fa piegare, che è un piacere. È un piacere! Dato che qua non c'è nessuno. Viene su che è una meraviglia. Di gas, così. Eravamo in terza, nulla di che. Solo un'acceleratina e via. Sì, viene su che è una bomba. Che bel impianto frenante, frena proprio che è una goduria. Impianto elettrico semplificato, siccome era un cross e quindi di Motard ai cerchi, vabbè. Sospensioni che ha cambiato lui. Intanto lui si diverte sul 2,5. Frizione anche se a filo è veramente morbida. Ci ha speso un bel po' di soldi dietro, ma è uscita una moto che è un sogno. È una moto da sogno. L'unica cosa che non mi piace è lo scalino della sella, che vabbè, è comodo per andare in giro, ma per impennare, vi giuro, per un car. E sound veramente pazzesco, il sound è pazzesco. Molti chiedono com'è questa moto, perché attualmente credo che questo sia l'unico Husqvarna 125 CR omologato Motard in Italia, perché per farlo Motard è veramente un casino. Che dire, una moto che dà grandi soddisfazioni, è una delle poche Husqvarna che dà paga a KTM, ATM, e non lo dico così, ma perché l'abbiamo testato spesso. Che dire, ora proviamo a pinnare. Ma
ho buttato dentro pure la sesta. E che dire, si alza che è una goduria. È troppo bella, ragazzi, è troppo bella. Spero che questo test ride vi possa piacere, perché è da tempo che aspettavo di farlo, perché lui ho aspettato a fare altre modifiche a livello estetico, a livello ciclistica. E questo è il momento, che dire, è un po' più spompa di prima, le prime volte che me la doveva far utilizzare per il test ride, ma va comunque un sacco. Ve la faccio vedere l'ultima volta. E niente, che dire, una bomba, è una bomba. Lascio lei la sua moto. Seguitelo su Instagram, vi lascio il link in descrizione. Ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video. Commentate con cosa ne pensate. Raccomando, lasciate il like per questa bestia. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video.